regista. Vado. Buonasera, benvenuti al Consiglio Comunale, facciamo l'appello. Casci. Presente. Berni. Presente. Carmignani. Sacconi. Presente. Nezzetti. Presente. Litardi. Presente. Moroni. Presente. Monica. Presente. Stendardi. È assente. Nardi. Presente. E Valentini. Allora, prima di iniziare c'è la mozione presentata dal consigliere Valentini. Prego. Grazie. Allora, questa mozione che ho presentato e che vi illustro, secondo me parla di una tematica importante, che è quella che riguarda l'accesso del pubblico agli uffici comunali, quindi tutto ciò che concerne anche gli orari, e in una seconda parte parla dell'istituzione dell'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha delle competenze specifiche, soprattutto di carattere informativo, e in qualche modo serve anche, sotto una certa angolazione, a snellire il lavoro poi degli uffici competenti, che se fosse istituito questo, appunto, avrebbero uno snellimento del lavoro. Ovviamente questa mozione l'ho presentata nella logica della tutela dei diritti dei cittadini, e in particolare dell'utenza degli uffici comunali. Io mi attengo il più possibile a quanto ho presentato in forma scritta. Premesso che nel corso degli ultimi anni gli orari di ricevimento del pubblico sono cambiati più volte, premesso che l'orario stesso è stato progressivamente ridotto e che in una ultima forma, forse in forma drastica, diciamo, scusate il gioco di parole, tra cui alcuni uffici sono aperti solo due giorni la settimana e magari poi è stata compensata questa cosa con un'apertura di 2 ore il sabato mattina. Premesso che non esiste un regolamento comunale che disciplini in maniera dettagliata questo argomento, in riferimento all'URP, bisogna dire che non è stato istituito presso questo comune, e che l'ufficio che è stato invece istituito, punto comune, in realtà non è previsto normativamente e non, diciamo, sostituisce questo URP che ho poc'anzi detto. Considerando che ho ravvisato tra i cittadini e in particolar modo tra i liberi professionisti un disagio dal punto di vista dell'accesso agli uffici, soprattutto per la limitatezza dell'orario, e poi considerando che i liberi professionisti, insomma, si recano presso gli uffici per ragioni prettamente lavorative, quindi in qualche modo si immobilizza anche la macchina lavorativa sotto un certo punto di vista, e quindi secondo me questo argomento necessita di regolamentazione. Inoltre l'URP è previsto dalla normativa, in particolare la legge 150 del 2000, che cita testualmente che l'amministrazione pubblica individuino nell'ambito della propria struttura questa tipologia di ufficio. Alla luce di tutto ciò io la faccio breve e chiedo a voi consiglieri di impegnare l'amministrazione su 3 punti, quindi mediante la vostra votazione e valutazione: istituire e rendere operativo l'ufficio relazioni con il pubblico, possibilmente entro l'anno in corso. Nell'attesa di questa istituzione, gestire il discorso orario, formulare il discorso dell'orario di accesso in modo diverso e più idoneo alle esigenze della cittadinanza, e forse questo è il punto tra l'altro più rilevante, dotare nel più breve tempo possibile il Comune di Montalto di Castro di un regolamento che disciplini la disciplina dell'accesso agli uffici comunali. Ho concluso. Grazie. Prego, Sindaco. Grazie Fabio per questa mozione. Allora, per quanto riguarda l'URP, siccome diciamo che non si può votare favorevolmente perché è un po' mista, e quindi ci sono dei punti su cui concordiamo e dei punti sui quali non concordiamo. Per quanto riguarda l'URP, l'istituzione del punto comune in realtà è propedeutico all'apertura poi dell'ufficio relazioni con il pubblico, perché diciamo, il personale che lavora all'URP va formato, in quanto deve avere una preparazione generale, e vanno formati anche gli uffici, perché devono essere in collegamento comunque istantaneo quasi con l'URP quando servono determinate informazioni. Quindi c'è un sistema intranet che abbiamo introdotto da qualche giorno. Proprio oggi sono state inviate le password a tutti i dipendenti comunali, che funziona appunto da collegamento tra l'ufficio URP e gli uffici comunali. Quindi ecco, il punto comune è
in sostanza l'ufficio che sta funzionando da URP. E per quanto riguarda l'apertura, i giorni di apertura al pubblico degli uffici, non c'è bisogno di un regolamento perché gli orari li fanno gli uffici, si sono adeguati comunque, tutti gli uffici si sono adeguati allo stesso orario. L'ora di ricevimento è il martedì, il giovedì e il sabato mattina. Rispetto a prima, tu dicevi che era aperto tutti i giorni, prima era aperto il lunedì e il giovedì, quindi solamente due giorni, quindi è stato aumentato di un giorno, che è il sabato mattina, quindi è stato spostato dal lunedì al martedì. Comunque il lunedì è chiuso perché gli uffici rimanevano ingolfati il primo giorno della settimana da l'utenza che arrivava, abbiamo sostituito quel giorno con il sabato e abbiamo comunque aperto anche il martedì. Il sabato mattina ci sono molte presenze perché il comune di Montalto comunque è un comune fatto anche di pendolari e quindi di persone che lavorano fuori dalla cittadina e di seconde residenze, soprattutto d'estate, quindi sono, ecco, soprattutto l'ufficio, il punto comune, l'ufficio anagrafe e l'ufficio urbanistica sono gli uffici più frequentati il sabato mattina, quindi ecco, il mio voto è contrario, ma non per bocciare la mozione che in linea di massima è in linea con quanto sta facendo l'amministrazione. Non serve un regolamento, non c'era neanche prima, l'ho letta la mozione, parlavi di un regolamento che esisteva prima, mi sembra, però io l'ho cercato e non l'ho trovato, ho chiesto ai responsabili di servizi che magari hanno una memoria storica rispetto alla mia e non c'è mai stato, diciamo, sono stati sempre molto autonomi nel gestire le situazioni. Abbiamo dato un inquadramento a quello che è l'afflusso di persone negli uffici, perché comunque rimanevano bloccati per ricevere le persone fuori orario e quindi molte pratiche rimanevano indietro proprio per questo afflusso continuo di persone, ma non autorizzate, che salivano, insomma, presso gli uffici comunali anche al di fuori degli orari e dei giorni del lunedì e giovedì che erano previsti come orari di ricevimento. Grazie. Sì, posso. Prego. Sì, tanto un minuto. No, in merito al discorso orario, a prescindere che bisogna adottare un regolamento o un'altra tipologia di atto, però ecco, ho presentato questa mozione non, diciamo, per fare rumore, ma perché ho ravvisato questi disagi e in parte. Fino almeno a un po' di tempo fa vedevo anche la cartellonistica delle porte degli uffici spesso cambiare in termini d'orario, quindi ho fatto propria questa criticità, queste problematiche che ravvisavano, ripeto, in particolar modo i lavoratori, i liberi professionisti, e l'ho resa presente da questo punto di vista. E in merito al discorso del sabato, è una giornata che dal punto di vista dei tecnici soprattutto, faccio un esempio su tutti, che possono essere i geometri, architetti o similari, è una giornata che non è propriamente adatta a questa tipologia di... Quindi è un recupero parziale aprire il sabato nei confronti di queste attività lavorative, di questa tipologia di lavoratori, i liberi professionisti. In merito all'URP, ora prendo atto che il sindaco mi dice che il punto comune è una sorta di elemento propedeutico, se così ho capito bene, all'URP, perché questo, il punto comune non è previsto, ma all'URP invece è previsto comunque dalla normativa, e se riuscissimo ad allinearci alla legge, secondo me non sarebbe cosa assolutamente ovviamente negativa. Grazie. Beh, poniamo a votazione, voti favorevoli. Due voti favorevoli. Due. Contrari? Sono sei. Astenuti? Un astenuto. Quindi Moroni e Astenuti? No, Nardi. Allora, i due contrari che sono? I due favorevoli, scusate. Moroni, Moroni e Valentini. Contrari sei, astenuti uno, Stendardi. Nardi. Vabbè, passiamo al punto numero uno. Regolamento speciale per l'attuazione e la gestione delle aree per attività produttive nel territorio comunale e relative convenzioni, modifiche. Prego, vice sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Allora, andiamo qui a modificare per quanto riguarda appunto l'insediamento nelle aree produttive parte del regolamento, un articolo del regolamento già approvato precedentemente e modificato già una volta nel 2010, e andiamo a modificare un articolo della convenzione, esattamente l'articolo 7 del regolamento e l'articolo 4 della convenzione. Le cose che vanno ad essere modificate in questo momento di crisi economica per le aziende e le ditte che ci sollecitano sempre più un'attenzione, una vicinanza da parte delle amministrazioni locali appunto per gli insediamenti delle aree produttive che poi possono essere l'oggetto dell'occupazione locale e non, sono appunto quelle di andargli incontro relativamente all'aspetto dei pagamenti, alla, in questo caso alla rateizzazione dei pagamenti, che era già strutturata in quattro punti e quattro rate. L'aspetto che andiamo invece, e questo per quanto riguarda l'articolo 7 del regolamento, per quanto riguarda l'articolo 4 della convenzione andiamo a modificare la obbligatorietà dell'aspetto risolutivo in caso di mancanza appunto di pagamenti da parte delle aziende verso gli obblighi presi con le amministrazioni. Quindi proprio per questo motivo cerchiamo di rendere più operativa e più concreta la parte che del pagamento delle aziende e cerchiamo di mettere le aziende nella condizione di cerchiamo di mettere le aziende nella condizione appunto di rateizzare i pagamenti considerando non l'aspetto dell'inizio dei lavori ma l'aspetto produttivo, quindi una volta che le aziende entrano in produzione si rendono anche conto del fatto se l'azienda riesce a sopportare l'urto appunto dell'investimento e quindi di conseguenza cerchiamo con questa modifica di andargli incontro. Ci sono interventi? Prego. Sì, premesso che in linea di principio sono d'accordo su tutto ciò che vada ad agevolare le attività produttive, quindi i nuovi insediamenti, le imprese che decidano di investire nel nostro territorio e di cimentarsi con una attività appunto sul nostro comune. Questo soprattutto tenendo conto del momento difficile di carattere economico, di carattere lavorativo, quindi tutto ciò che crea imprese e che comunque indirettamente crea lavoro. Ovviamente lo vedo positivamente e proprio per questo comunque ho intenzione di votare favorevolmente questa proposta di delibera. Nonostante ciò però avrei una domanda, una cosa da chiedere al sindaco e suppongo all'assessore all'urbanistica. Vorrei chiedere, dato che ci sono dei lotti, dei precedenti stralci da quello che ho percepito, che ad oggi sembrerebbe siano improduttivi e alcuni siano stati in parte anche smantellate le strutture. Faccio un esempio tra tutti, dovrebbe essere così ad esempio l'attività del cementificio. Tenendo conto di questo, che questi lotti su cui appunto è stata spesa qualche cifra per le opere di urbanizzazione o comunque per le parti accessorie, io la domanda che pongo è: non sarebbe stato più utile magari, proprio in una logica di ottimizzazione dei costi, non sarebbe stato più utile andare a recuperare quei lotti in qualche modo con degli atti volti appunto a recuperare tali spazi di fronte ad attività che sono ormai improduttive? E nel caso, qualora non me ne fosse accorto, chiedo se sono stati emessi degli atti in questo senso da parte dell'amministrazione comunale. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'aspetto che andiamo ad affrontare oggi, nulla ha a che fare con la considerazione che, anche se ritengo lodevole di colloquio e di dialettica, non c'entra assolutamente nulla col fatto dell'articolo 4 e l'articolo 7 che andiamo a modificare. Per quanto riguarda i lotti che non sono stati che non sono oggetto di attività produttive, Fabio, cioè il cementificio come dicevi tu,
sono stati oggetto e sono ancora oggetto da parte nostra di colloqui costanti e continui con la proprietà. La proprietà è proprietà in quanto tale, atti deliberativi contro questa proprietà non ci sono, per un semplice motivo, perché i Dalcementi all'epoca è stata una delle tante, perché anche le altre sono state regolari, alcune se non lo sono state sicuramente hanno avuto atti in tal senso da parte dell'amministrazione, ma dal nostro ingresso abbiamo verificato che sono stati di una correttezza nei pagamenti impeccabile, per il resto tutto sindacabile, però quell'area è a tuttora di proprietà di Dalcementi, i quali per convenzione stiamo verificando ora sotto l'aspetto produttivo se hanno delle pendenze o delle mancanze verso la convenzione in essere. Per quanto riguarda altre aziende o altri lotti che possono avere delle pendenze negative verso atti formali sottoscritti, non c'è nulla da segnalare in tal merito. Prego, prego. No, intendevo dire, mi sollevava il vice sindaco, che è una domanda più o meno non pertinente, però sì, non era forse riferita in modo preciso ai due articoli da modificare, però comunque in una logica di questi lotti, e va in una logica di risparmio appunto nei confronti della pubblica amministrazione e di conseguenza dei cittadini, quindi non è una domanda personale, ma la reputo comunque pertinente in qualche modo, e prendo atto comunque delle risposte che mi avete dato e ringrazio. Posso? Prego. Sì, anche io insomma premetto il fatto che secondo me agevolare l'azienda in momenti di crisi è sicuramente giusto, e allo stesso tempo però per la zona industriale quello che volevo chiedere oggi è se questo discorso di agevolazioni è stato inserito in un programma di sviluppo complessivo della zona, magari in collaborazione con le agenzie che ci sono, diciamo ministeriali, per lo sviluppo territoriale e per cercare quindi nuovi investitori, perché credo che comunque per rilanciare un pochino l'area sia necessario. E detto questo, siamo anche in un periodo di crisi ed è vero, ma ci sono molti finanziamenti pubblici attuali, sia regionali che della Comunità Europea, e quindi potremmo cercare di sfruttare il tutto e programmare in una maniera un pochino più complessiva. Vorrei sapere appunto in questa occasione se c'è un programma di sviluppo della zona industriale o meno, e se c'è quello che è. Sì, allora, per quanto riguarda il momento attuale, come tutti sappiamo, è sotto gli occhi di tutti, la bacchetta magica purtroppo non ce l'abbiamo, e quindi gli investitori sono sempre meno, e soprattutto bisogna essere anche molto attenti al fatto degli investitori che vengono sul territorio. La porta è sempre aperta per tutti, ci mancherebbe altro, però poi dopo bisogna anche fare delle cernite importanti, perché poi il territorio è importante, far venire investitori che poi paventano cose che poi non vengono realizzate non è mai bello. Per quanto riguarda la zona industriale, nello specifico nostra, è oggetto appunto di ultimi due stralci. Il primo stralcio, che per commissione è stato quasi totalmente assegnato in via temporanea a delle aziende che hanno presentato delle progettualità e che hanno portato avanti delle attività di studio appunto per quanto riguarda le progettualità che hanno presentato all'amministrazione. Sono stati oggetto di assegnazione temporanea del lotto, una credo che abbia già iniziato, e le altre sono appunto, stanno appunto valutando l'investimento da fare per poi passare al pagamento appunto a seguito della rateizzazione che facciamo anche in questo momento. Il secondo straccio della zona industriale è momentaneamente fermo perché è un'area ancora da urbanizzare, e quindi in quanto tale non è oggetto già del mutuo precedente che era stato preso dalla vecchia amministrazione e che appunto andava ad intervenire sulle opere di urbanizzazione primaria. I finanziamenti, il capitolo finanziamenti, quando si parla di finanziamenti europei, si parla di finanziamenti regionali, quando si parla di tutte queste belle cose, sembra sempre che siano soldi piovuti dal cielo, e quando si va a Roma c'è già la persona che ci aspetta, no? In realtà non è così. L'assessorato all'attività produttiva è in costante e continua attenzione da parte dell'amministrazione, come siamo costantemente in contatto con l'assessore Guido Fabiani, il professor Guido Fabiani,
che è assessore alle attività produttive, sempre come assessorato disponibilissimo al nostro territorio, come a tutti gli altri territori della Regione Lazio, e non è ultimo il nostro incontro fatto la settimana scorsa proprio per cercare di capire quali margini ci sono per degli, non solo investitori, ma quali margini ci sono per dei finanziamenti che possono andare nell'ottica di opere o attività da intraprendere nella nostra zona, che comunque è comodissima sotto l'aspetto dell'accessibilità e molto vicina a Roma, Fiumicino, Civitavecchia, e con la futura autostrada, se ci sarà, avrà dei mezzi di collegamento e delle vie di collegamento molto accessibili e ordinariamente concrete. Quindi sotto questo aspetto ti rassicuro del fatto che siamo comunque costantemente in contatto con l'assessorato alla Regione Lazio delle attività produttive, e che qualsiasi investitore voglia presentarsi cercheremo di metterlo nelle condizioni di non andare da un'altra parte, quello sicuramente. Vuole intervenire? No. Quindi poniamo a votazione. Voti favorevoli. Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. 9. Punto numero 2. Assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000 e verifica equilibri dello stesso ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000. Assessore Mezzetti, prego. Grazie Presidente. Questo oggetto è squisitamente tecnico. Infatti gli articoli 175 e 193 del testo unico della finanza locale praticamente stabiliscono che, precedentemente stabilivano che l'assestamento di bilancio dovesse essere effettuato entro il 30 di novembre di ogni anno, mentre per quanto riguardava gli equilibri di bilancio dovevano essere effettuati almeno una volta all'anno entro il 30 di settembre. I tempi sono stati accelerati, nel senso che il decreto legislativo 118 del 2011, che ha istituito l'armonizzazione dei servizi contabili, dei sistemi contabili di tutte quante le amministrazioni della pubblica amministrazione, ha praticamente ha accelerato i tempi di approvazione e dei bilanci, in modo che entro la fine dell'anno possibilmente entro il 31 dicembre del 2016 vengano approvati i bilanci di previsione di tutti quanti i comuni. Questo logicamente è un discorso di carattere squisitamente tecnico che poi dal punto di vista dell'attuazione sarà un po' più difficile da realizzare. Comunque, per quanto riguarda il discorso dell'assestamento generale di bilancio, sono stati predisposti dal responsabile del servizio finanziario 4 prospetti. Un prospetto A1, minori entrate accertate rispetto agli stanziamenti per euro 4.566.650,88. Un prospetto di minore entrate, cioè di maggiori entrate, scusate, rispetto a quello che ho letto precedentemente, un prospetto di maggiori entrate accertate rispetto agli stanziamenti di bilancio per 4.353.992, un prospetto di maggiori spese accertate rispetto agli stanziamenti per 728.040 e un prospetto di minore spese accertate per 515.382 euro. Il totale complessivo va a prospetto finale da un conto di maggiori entrate 4.566, minori spese 515.000, totale 5.082.000.
Maggiori spese 728.000, minori entrate 4.353.000, per un totale di 5.080.000, a pareggio di 5.083.000. Che cosa si è verificato in sostanza? Il discorso, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato più volte, del discorso degli imbullonati. Il discorso degli imbullonati ha creato un travaso praticamente da parte, quello che era considerato come entrata tributaria, non è più un'entrata tributaria ma diventerà una entrata, un contributo da parte dello Stato. Quindi in buona sostanza è toccato riclassificare i capitoli di bilancio. I capitoli di bilancio che prima erano sotto la forma di entrata tributaria per quanto riguardava il discorso dell'IMU, adesso sarà un contributo da incassare sull'IMU da parte dello Stato. Quello che è importante nelle maggiori entrate è un importo di 142.289,20 relativo agli interessi per i mutui che noi abbiamo contratto. Ci hanno accusato praticamente che noi facevamo degli investimenti e quindi creavamo debito nei confronti dei nostri concittadini. Ebbene, noi abbiamo, è vero, messo in movimento 6 milioni di mutui, però questi 6 milioni di mutui fino al 2020 saranno a tasso zero, nel senso che lo Stato ce li finanzia, e questi 142 mila euro sono la prima tranche che ci proviene proprio, questo bisogna sottolinearlo con vigore, perché gli investimenti che noi abbiamo fatto, li abbiamo fatti, è vero, abbiamo aumentato, diciamo, la capacità, l'indebitamento dell'ente, però lo abbiamo fatto con determinate caratteristiche che praticamente prima erano impensabili. Quindi diciamo che in soldoni il quadro riepilogativo l'ho letto e niente, a questo punto si tratta semplicemente, gli equilibri di bilancio come ha certificato il revisore contabile sono mantenuti. L'unica considerazione che ha fatto il revisore contabile, ha detto, siccome entro il 31 ottobre del 2016 lo Stato ci dovrà dire quanto effettivamente ci dovranno dare per il discorso degli imbullonati, allora ha detto, attenzione, a quella data lì, soltanto dopo quella data lì, praticamente alcune spese che sono definite discrezionali potranno essere impegnate. Quindi si tratta del capitolo 60-60 contributi sportivi per 50.000 euro, il POF per 30.000 euro, 10.000 euro per il turismo, 60.000 euro per la manutenzione dei beni demaniali, 10 milioni per la cultura e contributo al centro anziani per 14.000 euro. Questi non è che vengono stralciati, cioè vengono mantenuti, però l'impegno relativo a queste cifre potrà essere preso soltanto nel momento in cui noi avremo la certezza degli introiti da parte dello Stato, cioè degli imbullonati, quello lì che lo Stato ci darà per gli imbullonati. Soltanto in quel momento lì si raccomanda il revisore contabile che vengano mantenuti, non vengono presi impegni relativi a questi stanziamenti. E questo è quanto. Comunque esprime parere favorevole il revisore contabile all'approvazione della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio di ragioneria, assestamento di bilancio eccetera, e quindi diciamo dal punto di vista degli equilibri di bilancio vengono mantenuti, sono stati anticipati i termini, ma vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e viene mantenuto praticamente invariato, vengono mantenuti invariati gli stanziamenti, c'è soltanto la raccomandazione di utilizzare i soldi, cioè di rivedere un po' il discorso della spesa sotto il profilo del discorso del provento IMU da parte dell'Enel. Tutto qui. Ci sono interventi? Allora poniamo a votazione. Voti favorevoli.
1, 6. Contrari? 2. Astenuti? 1. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 1, 6. Contrari? 2. E astenuti? 1. 15.35, dichiaro chiusi i lavori del Consiglio Comunale. Sì. Abbiamo chiuso. Siamo giunta a che ora? 35, 13, 15.35.